Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi per la serie di lezioni dedicate alla programmazione del computer procederemo andando ad analizzare i metodi di indirizzamento nell'utilizzo delle variabili. Come abbiamo visto nelle scorse lezioni, il nostro computer è composto da dispositivi di ingresso, di uscita e da una parte centrale che rappresenta l'unità di calcolo. L'architettura di von Neumann, attraverso i tre bus, bus dati, bus indirizzi e bus controlli, ci consente di raggiungere le informazioni all'interno della RAM o della ROM. Questi sono gli indirizzi e questi sono i dati. Ad ogni indirizzo corrisponde un determinato dato e quel dato può costituire un'istruzione da eseguire oppure può costituire un numero da dare in pasto alla ALU. La nostra CPU, attraverso tutti i suoi registri, farà funzionare la ALU, l'unità di calcolo aritmetica e logica. I due numeri A e B che si danno in pasto alla ALU possono essere di varia natura. Ci sono svariate possibilità. Solitamente il primo registro è il registro accumulatore. Eccolo qua, registro accumulatore. Cosa dire a proposito di B? Andiamo a vedere. Quando eseguiamo un'istruzione, all'accumulatore possiamo assegnargli un valore per assegnazione diretta. Ovvero prendiamo un numero direttamente dalla RAM o dalla ROM e lo mettiamo dentro all'accumulatore. Quindi l'istruzione che corrisponde all'assegnazione di un certo determinato valore avrà al suo interno anche il numero, il valore, da caricare sull'accumulatore. Parleremo quindi di assegnazione diretta, cioè un valore che è scritto all'interno della RAM o della ROM viene preso e assegnato a un registro. Immaginiamo che questo numero A120 sia il nostro valore da assegnare all'accumulatore. Se l'istruzione che la CPU sta eseguendo corrisponde ad un'assegnazione diretta, probabilmente dopo l'esecuzione di questa istruzione l'accumulatore avrà al suo interno proprio questo valore, A120. Esiste un altro tipo di assegnazione che si chiama indiretta. L'assegnazione indiretta si appoggia ad un concetto chiamato puntatore. Prendiamo per esempio un registro chiamato registro X. Il registro X conterrà un determinato valore. Che cosa succede se il registro X contiene il valore 0, 4, 0, 3. Andiamo a vedere. Possiamo dire che il valore contenuto all'indirizzo di memoria indicato nel registro X viene assegnato, per esempio, al registro accumulatore. Torniamo a vedere la nostra RAM. Se nel registro X è contenuto il valore 0, 4, 0, 3, all'accumulatore verrà assegnato il valore corrispondente a questo indirizzo di memoria, ovvero 2, 5, 8, B. Questo si chiama indirizzamento indiretto. Ogni linguaggio di programmazione ha la propria sintassi, quindi i puntatori, X potremmo chiamarlo quindi puntatore, possono essere rappresentati in varie forme. Vi consiglio di leggere bene il manuale di programmazione del linguaggio che avete intenzione di utilizzare, perché ogni linguaggio di programmazione solitamente ha la possibilità di fare sia assegnazioni dirette sia assegnazioni indirette attraverso puntatori. In altri linguaggi la parola puntatore non compare, si dice passaggio dei parametri per valore o per riferimento, ma il concetto è sempre lo stesso. A cosa serve l'assegnazione indiretta? L'assegnazione indiretta serve per la definizione delle variabili. All'interno di un linguaggio di programmazione ad alto livello, come può essere il Basic, il C o altri, le variabili sono dei contenitori che rappresentano una locazione di memoria all'interno della RAM. Noi potremmo chiamare all'interno del nostro linguaggio di programmazione la locazione 0403 con un nome, per esempio conteggio delle caramelle. Invece che scrivere 0403 scriveremo una parola che indica in maniera intuitiva che cosa contiene la cella di memoria adesso riferita. È molto utile utilizzare un linguaggio ad alto livello perché ci consente di leggere il programma in maniera immediata
e di dare un significato ai valori che sono contenuti all'interno del nostro programma. Il valore x può essere una costante e allora parliamo di una variabile, ma il valore x può essere a sua volta il contenuto di un'altra cella di memoria. In questo caso possiamo parlare sempre di assegnazione indiretta, ma essendo un valore variabile ci introduce a un altro tipo di concetto, oltre che al concetto di variabili, al concetto di array o liste. Mentre le variabili solitamente sono localizzate su un punto ben preciso della memoria e rappresentano un unico valore, magari composto da più byte, ma comunque un unico valore, gli array o le liste sono dei gruppi di valori. Per esempio, potremmo immaginare di avere una scuola con 5 classi e quindi avere 5 diverse variabili, dove all'interno di ogni variabile è contenuto il numero di alunni per ogni classe, oppure di avere un'unica variabile di tipo array con 5 caselle, dove all'interno di ogni casella sono contenuti il numero rispettivo di alunni di ogni classe. Andiamo a vedere come questo compare all'interno della RAM. Un array viene definito dal suo indirizzo di locazione di memoria da cui inizia. Successivamente ogni cella sarà posizionata in maniera progressiva. Quindi, immaginando che l'array del numero di alunni per ogni classe cominci alla locazione di memoria 0402, C07F potrebbe essere il numero di alunni della classe prima, 258B potrebbe essere il numero di alunni della classe seconda, 3041 potrebbe essere il numero di alunni della classe terza, 67FF il numero di alunni della classe quarta e 0D4 il numero di alunni della classe quinta. Ovviamente sono numeri senza senso, però per farvi capire il tipo di indirizzamento indiretto a cui stiamo facendo riferimento. In questo caso avremmo un valore contenuto alla cella di memoria x più offset assegnato a un determinato registro, dove l'offset per esempio può essere 0 per la classe prima, 1 per la classe seconda, 2 per la classe terza e così via. Un tipo di array molto famoso, che in alcuni linguaggi di programmazione corrisponde a un tipo a sé, viene chiamato stringa. Le stringhe sono dei particolari array dove il tipo di variabile è il carattere e può essere un byte o due byte a seconda che si tratti di un carattere ASCII semplice oppure Unicode e quindi può aver bisogno di più di un byte, 2, 4, eccetera, byte per ogni carattere e solitamente le stringhe hanno come terminatore un carattere nullo, cioè quando incontriamo il valore 0 all'interno della nostra serie di numeri significa che la stringa è terminata. Facciamo un esempio di stringa all'interno della quale sia scritta la parola hello. Nel primo carattere avremo la lettera H. E infine un carattere nullo. Immaginiamo che la locazione di memoria di partenza sia 041A, quindi la successiva locazione di memoria sarà 041B, C, D, E, F. Andando ad analizzare la tabella dei caratteri ASCII, la lettera H maiuscola corrisponde al numero 48 esadecimale, la E minuscola corrisponde al numero 65 esadecimale, 6C la lettera L, di nuovo 6C la lettera L, 6F la lettera O minuscola e 00 il carattere nullo terminatore di stringa. Per oggi ci fermiamo qui, nella prossima lezione avremo bisogno di questo, un giochino del 15. Come per il discorso legato alla Torre di Hanoi, è molto importante familiarizzare con questo tipo di giocattoli o di rompicapo, chiamateli come preferite, perché la risoluzione di questi giochi, la risoluzione di questi rompicapo, aiuta la nostra mente a sviluppare il pensiero logico e il pensiero procedurale, molto utile all'interno dei contesti di programmazione. Per quanto possiamo avere delle buone intuizioni o possiamo avere uno spiccato senso della logica, l'esercizio con questi giochi ci può aiutare a ottimizzare le procedure, a capire dei meccanismi secondo cui si possono eseguire delle operazioni in modo più snello, più efficace. Cercate anche di giocare con questi rompicapo tentando ogni volta di ottimizzare la procedura di risoluzione. Quindi procuratevi subito un giochino del 15 e la prossima volta vedremo come
possiamo risolverlo, perché questo esercizio ci potrà essere molto utile nel momento in cui ci troveremo a programmare un computer. Potete trovare il giochino del 15 in un qualsiasi negozio di giocattoli, oppure vi lascio qui sotto nella descrizione del video un link per procurarvelo online. Vi ricordo che mi trovate su YouTube, su Facebook, su LinkedIn, su Instagram e su CamTV. Per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi ricordo che la serie di lezioni dedicate alla programmazione del computer è a buon punto. Continuate a seguirla e alla fine di questa serie di video sarete in grado di programmare qualsiasi computer, in qualsiasi linguaggio di programmazione. Arrivederci alla prossima lezione. Ciao!